Benvenuti a questo primo appuntamento con Contatto, è una puntata zero sperimentale. Prima di partire lunedì con le dirette ovviamente costanti e con anche collegamenti esterni, io vorrei cominciare subito intanto parlando di quello che i giornali sostanzialmente oggi illustrano. Due gli argomenti principali, o meglio uno che sarebbe quello che riguarda l'appello di Giorgio Napolitano contro il diktat della Lega, che ha riesumato dopo anni il concetto di secessione. Quindi il Corriere apre con Napolitano: non c'è un popolo padano, referendum, oltre 1 milione di firme. Il Quirinale: nuova legge elettorale. Quindi un appello senza precedenti da parte del Presidente della Repubblica, che dunque attacca questa moda, insomma, riesumata della Lega di volere ancora la secessione. A fianco di questo titolo c'è un editoriale di Michele Ainis che appunto racconta in amari inganni e fa le sue constatazioni su tutte le prese in giro di questi anni che riguardano le prese di posizione dei partiti politici, in particolare che hanno parlato di secessione. Dunque riporta in auge la Lega e dice che è costituzionalmente impossibile prevedere la secessione, in quanto la secessione non è prevista diciamo così, da questo documento che molti vogliono riformare o addirittura stracciare, tant'è che come possibilità la considera Ainis di stracciare la Costituzione come eventualità estrema per venire incontro ai voleri della Lega. Stessa solfa per Repubblica, che apre con Napolitano: la Padania non esiste, cambiare la legge elettorale, referendum, 1.200.000 firme. E anche su questo c'è da dire qualcosa, perché sono state depositate in Cassazione questo 1.200.000 firme, che hanno un pochino sorpreso gli addetti ai lavori, perché evidentemente il peer-to-peer in rete e in internet sta favorendo questa novità, ossia di cominciare a fare numero in rete. Quindi il passaparola in rete provoca queste adesioni a iniziative e popolari. E quindi 1.200.000 firme sono un risultato assolutamente strabiliante. A metà pagina c'è: governo ultimatum di Confindustria. Ricordo che la Marcegaglia e tutta Confindustria, che sostanzialmente è formata da imprenditori e industriali di centrodestra, stanno attaccando ormai da tempo il governo perché appunto è totalmente inamovibile e non prende provvedimenti per i lavoratori, per la piccola e media impresa. C'è un altro dato che fa riflettere in questi giorni, che dovrebbe far riflettere: perché si parla di secessione, perché la Lega la riesuma? Perché evidentemente sta fiutando il clima politico di pericolo, di instabilità, un periodo in cui c'è un salto nel buio, l'economia risponde con la recessione e purtroppo la storia insegna che la recessione in passato ha portato alla guerra mondiale. Non so se questi siano motivi di allarme. Fatto sta che la secessione fa comodo alla Lega cavalcarla politicamente, perché evidentemente sta lumando la possibilità che ci sia una secessione automatica da parte delle singole regioni, visto che anche Formigoni non l'ha tanto evitata, senza chiamarla secessione, ma semplicemente nelle ultime interviste il governatore della Lombardia ha più volte dichiarato e messo davanti a questo possibile pericolo. Ci sono gli indignados, che la stampa di regime chiama ufficialmente, per definire il disagio sociale di tanti giovani in tanti stati che scendono in piazza per chiedere un migliore futuro. Gli indignados hanno fatto la loro comparsa la prima volta in Spagna, con la discesa in piazza appunto a Madrid. Sono in corso ovviamente manifestazioni pubbliche anche in Grecia. Sappiamo che davanti al Parlamento di Atene spesso ci sono questi ritrovi, ma soprattutto ce n'è uno che ha fatto notizia in questi giorni, ed è quello che riguarda proprio l'assembramento di persone che c'è stato a Wall Street, e che sicuramente questo è un segnale che dovrebbe far riflettere. Vediamo. Something's
ahead, do a repo if you can. Ecco, voi capite che movimenti di questa portata che accadono a Wall Street, a New York, sono un segnale sicuramente importante, no? Che dovrebbe dare un po' l'idea della misura dei movimenti intestini che dentro gli stati si stanno attuando di fronte a questa crisi economica che non si sa dove porterà, perché di crisi economica bisogna purtroppo partire. Io con questa puntata zero, che è solo sperimentale, mi sto mettendo un pochino alla prova, che sto facendo tutto da solo, vorrei appunto promettere ovviamente che faremo anche dei collegamenti, delle interviste esterne con persone sicuramente più qualificate di me, che potrebbero darci una analisi più attendibile, magari meno catastrofista di quella che tendenzialmente potrei dare io. Io mi limito semplicemente a chiudere questa prima puntata, anzi questa puntata zero, con quello che scrivono i giornali tendenzialmente vicini a Berlusconi, cominciando con il giornale di oggi, che è appunto Sabato e che vede Napolitano minaccia di arrestare Bossi, alto là la Lega, la Padania non esiste ed evoca le manette per chi esagera. Quindi parla espressamente di minacce il giornale, come spesso fa quando ci si tratta di prendere atto di una realtà, ma soprattutto c'è anche Libero, che sulla stessa linea parla di Napolitano arresta Bossi, durissimo intervento contro la Lega, la secessione grottesco, non esiste il popolo padano, il presidente evoca addirittura le manette. Questo è un pochino il clima che si respira sui giornali, quindi i veri problemi a quanto pare non vengono ancora una volta affrontati. Io a questo punto mi limito a salutarvi e a ricordarvi che questa è una puntata sperimentale e che ovviamente sarà più approfondita e più articolata a partire da lunedì, ovviamente per tutti i giorni mi auguro di poterlo fare quasi in diretta, chissà che col tempo questo progetto possa diventare una diretta, e ovviamente per ora vi auguro un buon fine settimana.